Il volo di Papa Francesco proveniente da Cracovia è arrivato ieri a Roma intorno alle 21.30. A bordo il pontefice ha risposto ai giornalisti: «In ogni religione ci sono piccoli gruppi fondamentalisti, anche noi ne abbiamo. Non tutti gli islamici sono violenti». Sono almeno 9 le vittime dell'attacco di ieri mattina a Mogadiscio, dove 2 kamikaze a bordo di 2 auto si sono fatti esplodere davanti al cancello del Dipartimento Investigazioni Criminali. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo fondamentalista somalo Shabab, legato ad Al-Qaeda. Se i cittadini turchi non saranno esentati dal visto per entrare in Europa entro il prossimo mese di ottobre, la Turchia non rispetterà più la Convenzione sui rifugiati del 18 marzo scorso. Così il ministro degli esteri turco, Cavusoglu. Immediata alla replica europea, se la Turchia vuole la liberalizzazione dei visti, deve soddisfare i criteri. Sono più di 23.000 i musulmani che hanno aderito all'appello delle comunità del mondo arabo in Italia a recarsi ieri nella chiesa più vicina. Imam in chiesa in Francia ed Italia per assistere alla messa e dire no alla violenza dopo il barbaro omicidio di padre Amel del 26 luglio. Non voglio che per le responsabilità dei politici del passato e dei banchieri del passato paghino i cittadini di oggi. Non è un fatto di consenso, è un fatto di giustizia. Paghi chi ha sbagliato, non la gente comune. Così il presidente del Consiglio Renzi in riferimento al piano per il Monte dei Paschi di Siena. I carabinieri del ROS hanno catturato con un blitz un 26enne pakistano che avrebbe già prestato giuramento di sottomissione all'ISIS. L'uomo che era pronto al sacrificio è stato espulso. Tra i suoi potenziali obiettivi ci sarebbe stata una rivendita di alcolici nel milanese. Lewis Hamilton si aggiudica il Gran Premio di Germania sul tracciato di Hockenheim, la 12ª tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. Il campione del mondo ha preceduto le 2 Red Bull di Ricciardo e Verstappen, solo 4 Rosberg, mentre le Ferrari di Vettel e Raikkonen chiudono in 5ª e 6ª posizione. Basta 1 ora e 22 minuti al numero 1 del mondo Novak Djokovic per ottenere il 4º successo nella Rogers Cup. Il serbo si è imposto in 2 set con il punteggio di 6-3-7-5 sul giapponese Kei Nishikori. Tra le donne invece Simona Halep a trionfare a Montreal, la tennista rumena ha battuto in finale Madison Keys per 7-6-6-3. Jimmy Walker si aggiudica il PGA Championship sul campo del Balthus Roll nel New Jersey. Per il 37enne americano è il primo successo in carriera in un major, alle sue spalle seconda piazza per l'australiano Jason Day davanti allo statunitense Daniel Summerace. L'italiano Francesco Molinari chiude al 22esimo posto. Giornata instabile con acquazzoni al nord-est, tempo migliore altrove, al centro-sud con fenomeni temporaleschi nelle ore pomeridiane sulla dorsale appenninica centrale. Temperature in calo, mari poco mossi.